Massimo Bonini, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Da quel 1969, il 12 dicembre rimane indelebile nella nostra memoria. Un giorno di lutto, dolore e rabbia. Essere qui e portare la nostra vicinanza, il nostro pensiero rispetto a quanto accaduto in quella drammatica giornata ha per noi un valore estremamente importante. Essere qui significa soprattutto chiedere a voce alta che giustizia venga fatta e che i colpevoli paghino. Lo dobbiamo alle vittime, cittadini e lavoratori, ai loro familiari e alla democrazia. Essere qui oggi significa non voler dimenticare. Erano anni che alcuni di noi hanno vissuto, altri ne hanno avuto conoscenza solo attraverso i libri di storia o dal racconto di chi quella storia l'ha vissuta in prima persona. Mi rivolgo quindi ai più giovani, chiedendo loro di non dare mai per scontato il valore della storia e della memoria, il rispetto, la solidarietà, soprattutto di fronte ad un contesto politico nazionale ed internazionale come quello che viviamo oggi, dove la paura e il terrore, alimentati anche da crescenti populismi, in molte occasioni vengono utilizzati come strumento di freno agli slanci di cambiamento, proprio come 47 anni fa. Continuare a tramandare la memoria significa condividere la voglia di giustizia e il nostro grazie deve arrivare a chi continua oggi a portare avanti una battaglia giusta. Per chiedere alle nuove generazioni di percorrere insieme questo cammino, dobbiamo tenere a mente che le stragi di quegli anni nacquero da tensioni sociali, da fenomeni di incertezza sulla tenuta politica ed economica del Paese, in alcuni casi molto simili a quelli attuali. Non siamo ancora usciti dal lungo tunnel della crisi che consegna ancora oggi una disoccupazione giovanile altissima, che rischia di non far intravedere un futuro alle nuove generazioni, e il lavoro oggi viene sempre più bistrattato, dimenticato e marginato dalla vita pubblica. Ogni giorno vediamo una realtà piena di insicurezza dove provano a farci sentire sempre più deboli, dove ormai quotidiana la campagna d'odio e di paura verso gli altri, che sia il nostro vicino o il più debole di turno. In un mondo pieno di conflitti e sempre più individualista abbiamo bisogno di ritrovare e di compattare una nuova solidarietà generazionale per non correre il rischio di essere divisi in partenza. Dobbiamo fare tutto questo sforzo capendo e comprendendo le storie di ognuno. Dobbiamo invertire la rotta e riuscire in tutti i modi a consegnare a chi verrà dopo di noi una speranza, la sicurezza e un percorso di vita concreto, una vita di risorse e non di slogan, perché è arrivato il momento di iniziare a colmare le differenze sociali che esistono in questo Paese e che rischiano di diventare insostenibili. Il sindacato confederale, unito, ha sempre raccontato con grande dignità le sofferenze e le ingiustizie per arrivare ad una speranza comune. Abbiamo il compito e il dovere di continuare a far vivere quella speranza da consegnare ai nostri anziani per una vita serena, ai giovani, ai nostri figli e a tutti coloro che credono insieme si possa migliorare e cambiare il meglio. La difesa della democrazia e dei diritti è l'unica strada possibile per ottenere maggiore giustizia sociale.